com'è possibile svolgere l'attività di valutazione delle competenze genitoriali? Allora, se stiamo parlando di CTU, quindi consulente tecnico d'ufficio, vuol dire che il professionista che deve essere iscritto da almeno 3 anni all'albo e deve aver maturato comunque sia un'esperienza professionale, sia anche un'esperienza di studi, quindi deve dimostrare di possedere comunque tutta una serie di percorsi di studio specifici nell'ambito, quindi non solo generici, ad esempio in psicologia giuridica, ma sarebbe opportuno invece che proprio venissero fatte dei percorsi specifici in base all'argomento che poi, o comunque al tema che verrà trattato. Quindi, ad esempio, per le competenze genitoriali sicuramente ci sono dei corsi specifici in questo che permettono al professionista, in questo caso psicologo, di apprendere magari o di aggiornarsi, perché comunque noi siamo in continuo aggiornamento, no? Quindi il miglior consulente è quello che è sempre in aggiornamento. E quindi è quello che non si basa solo esclusivamente magari su delle tecniche che ha appreso, ma cerca comunque di apprendere sempre delle nuove se ce ne sono, perché indipendentemente dall'indirizzo da cui noi proveniamo, dall'orientamento da cui noi apparteniamo, quindi dall'orientamento teorico, però dobbiamo anche valutare il risultato che portano gli strumenti che noi utilizziamo in quell'orientamento, se ha senso, se ottengono dei consensi reali, se riescono a permetterci comunque di arrivare a un risultato. Perché comunque il consulente migliore è quello che sa imparare a utilizzare strumenti sempre nuovi ed aggiornati che sono in continua evoluzione, perché comunque se pensiamo ad esempio per la valutazione delle competenze genitoriali negli anni 70 per competenze si intendeva la parte psichiatrica, cioè quindi voleva dire se la persona era portatrice o meno di psicopatologia, quindi il genitore era portatore o meno di psicopatologia, sulla base di questo si decideva per l'affido. Oggi come oggi abbiamo compreso che effettivamente essere un bravo genitore non significa necessariamente essere privo di psicopatologia o anche se dovesse avere qualche disturbo rientrante in quella che è la categoria della psicopatologia, non necessariamente è un cattivo genitore. Quindi allora anche la rivalutazione delle competenze, del significato di competenza genitoriale nel tempo si è modificata, per cui oggi come oggi i parametri per questo tipo di valutazione sono cambiati. Tanto più se noi pensiamo anche a tutta una serie di linee guida che nascono man mano negli anni che permettono quindi ai consulenti o comunque ai professionisti, sempre per quanto ci riguarda, ad esempio ci sono le linee guida di Milano del 2012, quindi al protocollo di Milano dove ci sono proprio delle indicazioni precise su cosa si intende per capacità genitoriali e come impostare questo tipo di valutazione, quindi la necessità da parte del professionista di continuare l'aggiornamento e continuare a formarsi e per cercare di arrivare a quello che è la valutazione ottimale, diciamo. Ma per riuscire a rispondere nel modo migliore a quello che è il quesito che ci viene posto. Certo, beh, nel ricordare chi ci guarda che sul nostro sito www.cooperativaceppos.com è possibile scaricare dopo l'iscrizione appunto il protocollo di Milano o qualcosa di relativo a questo argomento. E volevo chiedere appunto lei prima ha parlato di strumenti, nello specifico attualmente quali strumenti si utilizzano per valutare le competenze C'è molta genitoriali? confusione in questo senso, nel senso che noi abbiamo dei consulenti, purtroppo, dei CTU che non hanno, per tutta una serie di motivi, continuano a restare fedeli alla loro metodologia, che però è una metodologia che di per sé stessa porta, in alcuni casi, magari, no, diciamo, una metodologia non sempre adeguata alle situazioni, quindi non è che noi riproponiamo lo stesso pacchetto di valutazione a tutte le coppie genitoriali che incontriamo. Dovremmo sempre adattarle alle persone che abbiamo di fronte, quindi in base, cioè, ovviamente se noi conosciamo più strumenti e quindi ci sarà più facile
trovare lo strumento adeguato per la persona, per la coppia che abbiamo di fronte. Quindi anche le procedure in realtà sarebbero chiare all'interno delle linee guida, però è, per quello che è la mia esperienza, sono tantissimi i CTU che non rispettano le procedure nel fare le valutazioni. Ma perché interpretano o per... Proprio per evitare, proprio per limitare l'errore o comunque l'interpretazione del CTU, ci sarebbero tutta una serie di procedure, ad esempio basandosi, sarebbe una buona cosa, utilizzare le registrazioni, quindi i colloqui che vengono registrati, i colloqui con gli adulti, e invece gli incontri con i minori, dove ci sono comunque i minori presenti, dovrebbero essere sempre audio-video registrati. Questo perché? Perché qualunque cosa succeda nel corso della consulenza, può succedere ad esempio che un consulente di parte si ritira per tutta una serie di motivazioni, quindi la parte, una delle due parti, rimane senza consulente di parte. Quindi se normalmente all'interno di una consulenza abbiamo il CTU, i due consulenti di parte con le loro parti. Quando magari può succedere come un caso che un consulente di parte si sia ritirato, quindi ha recesso il mandato, la parte è rimasta sola, e quando c'è stata la conclusione della CTU, in realtà leggendo l'elaborato, quindi la valutazione finale del CTU, non è stato possibile valutare l'operato del CTU, nel senso che se non ci sono registrazioni che quindi permettono eventualmente a un consulente di parte che può subentrare alla fine, come ad esempio in un caso io sono stata nominata al termine del percorso di CTU, quindi dal momento in cui è stata consegnata la bozza, quindi l'elaborato peritale, alla consulente di una parte e all'avvocato della signora che era rimasta senza il suo consulente. In quel caso, ad esempio, il giudice ha accettato una nomina, che non succede praticamente quasi mai, però una nomina a fine CTU, e io mi sono ritrovata a non poter in nessun caso valutare l'operato del CTU di per sé stesso, perché quello che è stato detto all'interno dei colloqui è rimasto lì, nel senso che non c'è modo di verificare che cosa si sono realmente dette le parti all'interno del colloquio, che cosa ad esempio i genitori hanno raccontato al CTU. Non c'è una registrazione quindi che dimostra che cosa davvero abbiano detto. Quindi quello che magari il CTU ha percepito potrebbe essere frutto della sua interpretazione. Magari una parte voleva dire una cosa e ha usato magari dei termini sbagliati, oppure dall'altra parte è stato recepito con un messaggio completamente diverso. Quindi se non si hanno le registrazioni, un terzo che arriva successivamente, o anche il giudice stesso che a un certo punto dice voglio capire se realmente questa parte è emersa, perché magari, non so, un genitore dice non è vero, io non ho mai detto questa cosa, e il giudice dice ok, voglio sentire se davvero questa persona non ha mai detto. E come si fa? Non ci sono le registrazioni. Come si fa a verificare? Quindi, messa in questa condizione, si parte proprio dal presupposto che, ad esempio, anche se io consulente di parte ritengo che quella valutazione o quell'interpretazione che il CTU ha fatto non è corretta, perché nella realtà la persona ha detto un'altra cosa, come faccio a dimostrarlo se non ho le registrazioni? Quindi sono sostanzialmente necessarie? Assolutamente sì, è solo che sono tantissimi CTU che invece pensano che non siano assolutamente necessari, perché pensano di avere una formazione tale, superiore a tutta una serie di necessità di rispettare, quindi al di sopra della necessità di rispettare determinate procedure. Quindi cioè, è come se la loro capacità interpretativa o comunque di valutazione sia infallibile, e non è così, perché noi comunque siamo all'interno non di un contesto clinico, ma siamo all'interno di un contesto giuridico. Quindi essendo in un altro contesto, noi dobbiamo sempre dimostrare. Quindi se fai delle affermazioni, se fai delle valutazioni, devi portare gli strumenti sulle quali fondare le tue valutazioni, altrimenti su cosa lo fai? Devi mettere sempre l'altro nella possibilità di poter contraddirti, piuttosto che poter dimostrare
quello che è la sua di valutazione. Non siamo infallibili. Per cui ogni volta il confronto, ma deve avere una base su cui potersi confrontare. Rispetto alla domanda iniziale, che era quella sugli Sugli strumenti. strumenti. Allora, oggi come oggi, quindi di strumenti ne stanno nascendo sempre più spesso, di professionisti che cercano di trovare gli strumenti più adeguati a quello che è la richiesta. Quindi in questo caso, ad esempio, stiamo parlando di competenze genitoriali e quindi stanno nascendo tutta una serie di strumenti in questo settore. Ad esempio, uno degli ultimi del 2011 o 2012 è quello di Camerini, Camerini, Volpi e Bertozzo, che hanno cercato di costruire proprio questo strumento specifico per la valutazione delle competenze genitoriali. Poi ogni strumento ha i suoi limiti, quindi cioè, magari si prefigge un obiettivo, ma dobbiamo sempre pensare che non sono infallibili, comunque come strumenti possono essere sempre migliorati. E possono essere migliorabili. Quindi sicuramente ogni strumento bisogna conoscerlo e soprattutto conoscerlo nei suoi limiti, perché allora così un professionista è in grado di poterlo usare al meglio, perché conosce le potenzialità, ma soprattutto i limiti. Quello un professionista deve sempre conoscere. Lei ha il corso di formazione che tiene presso la cooperativa CEPOS Sì. e illustra qualche strumento, questo che ho appena nominato. Assolutamente sì, vengono illustrati tutti gli ultimi strumenti che sono a disposizione, oltre che i classici che sono sempre stati utilizzati, ma che oramai sono un po' sorpassati, tra virgolette. Ad esempio, fare una valutazione sulle competenze genitoriali utilizzando ancora l'MPI piuttosto che il Rorschach, diciamo che passano in secondo piano, non siamo più in un'analisi psicopatologica, quindi abbiamo, proprio perché è cambiato il concetto di competenza genitoriale, quindi andiamo a indagare altre cose, Ci interessa più capire che cosa, cioè come un genitore si rapporta col proprio figlio, piuttosto che valutare il genitore sotto magari profili, cioè individuarlo sotto profili nevrotici piuttosto che altri. Psicopatologici, quindi. Esatto. L'unica cosa che è sempre da tenere, da escludere, che se la persona è portatrice di psicopatologia, quanto questa psicopatologia possa influenzare negativamente la crescita e lo sviluppo del minore, del proprio figlio. Solo in questi termini la psicopatologia deve essere letta, se c'è. Altrimenti, se non c'è, si passa ad altri tipi di strumenti che servono, che permettono, ad esempio, c'è anche la batteria ACES, che è stata tradotta in italiano, che è suddivisa in 5 strumenti che permettono di avere un'indicazione molto più ampia su quello che è proprio la valutazione delle competenze, perché va a vedere le varie competenze in varie fasi. E, quindi tenendo in considerazione tutta una serie di aspetti che tendenzialmente magari anche durante una valutazione alle volte ci possono sfuggire. Diciamo che sono degli strumenti che ti permettono anche di fare un'intervista semistrutturata, un'intervista un po' guidata. Va benissimo perché ti permette di raccogliere veramente tantissime informazioni. Anche se la leggiamo in questo modo, quindi sono strumenti che non sono a livello dell'MMPI, ad esempio, che è tutto standardizzato, che comunque insomma, ha tutta una sua storia, ci sono tutta una serie di indici, di parametri, di valori da tenere in considerazione, eccetera. Sono sicuramente strumenti con altri tipi di variabili da tenere in considerazione, soprattutto non portano a dei punteggi come nel caso dell'MPI, quindi insomma non ci sono scale di validità, non ci sono, cioè, diciamo, sono strumenti proprio completamente diversi, diciamo che ti permettono proprio di raccogliere tante informazioni, quelle che ti servono per arrivare a una valutazione generale.